Le borse di pelle firmate Giorgio Armani, scrive Alessandro Darol sulla Verità, si vendono nelle boutique dello stilista sparse per il mondo a poco meno di 2000 euro l'una. Per produrle però, svela, di euro ne bastano una novantina, 75 se evadi pure l'IVA. È il quadro che emerge dall'inchiesta della Procura di Milano che ha portato all'amministrazione giudiziaria della Giorgio Armani Operation Spa nell'ambito dell'indagine sul rapporto tra la holding e i suoi fornitori. Il fornitore ufficiale italiano di Armani si chiama Manifatture Lombarde, che a sua volta subappaltava le commesse a subfornitori cinesi. Un rapporto che gli inquirenti hanno definito di caporalato di manodopera straniera irregolare e sul quale il gruppo, nella migliore delle ipotesi, non vigilava. In realtà però vigilava e come, solo che se ne sbatteva. Come ricorda Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, infatti, un mese fa i carabinieri del Comando Tutela del Lavoro in uno di questi opifici cinesi hanno persino trovato un ispettore della Giorgio Armani Operation Spa intento a fare il controllo di qualità dei prodotti. Nel corso delle indagini, insistono gli inquirenti, si è disvelata una prassi illecita così radicata e collaudata da poter essere considerata inserita in una più ampia politica d'impresa diretta all'aumento del business. Le condotte investigate non paiono frutto di iniziative estemporanee isolate di singoli, ma di una illecita politica d'impresa. Nel frattempo il mondo del lusso italiano veniva stravolto da un'altra notizia incredibile. La Kering della famiglia Pinot, infatti, si sarebbe comprata una storica palazzina in via Monte Napoleone a Milano per la modica cifra di 1,3 miliardi di euro. So soldi! 110 mila euro al metro quadrato. Ah, faccio! È in assoluto la più grande operazione immobiliare della storia del nostro paese e servirà a vendere a cifre astronomiche gli oggetti prodotti dai nuovi schiavi che ormai si moltiplicano nel nostro paese. È la nuova normalità nell'era del declino putrescente del capitalismo finanziarizzato e dell'impero. Buona visione e buon mal di stomaco. Quella su Armani non è la prima inchiesta del genere. A gennaio a venire commissariata era stata l'Alviero Martini, che rispetto ad Armani c'ha anche l'aggravante di fare prodotti di una bruttezza rara che ancora oggi interrogano tutti i principali psicologi del consumo globale. Anche in questo caso l'azienda era stata ritenuta incapace di prevenire e arginare fenomeni di sfruttamento lavorativo, forse anche perché appunto le garantivano lauti margini di profitto. In generale il punto è che i marchi appaltano la produzione ad aziende che non hanno nemmeno lontanamente la struttura produttiva necessaria. Sono solo intermediari che servono esclusivamente ad allontanare il luogo dove si concentra l'accumulazione dei capitali e il profitto dal luogo ultimo dello sfruttamento più abietto, al di fuori di ogni perimetro di legalità. Gli intermediari, infatti, competono tra loro esclusivamente andando alla ricerca dei subfornitori più economici e a quel livello la gara sui prezzi si fa solo in un modo, violando ogni tipo di legge sui diritti del lavoro. Non c'è investimento, non c'è know-how, solo bruto sfruttamento oltre ogni limite, come nelle fabbriche di Manchester del 1800. Le testimonianze raccolte dagli inquirenti tra i lavoratori delle aziende subfornitrici indagate sono la descrizione di un girone dantesco, anche se evidentemente non abbastanza per scatenare una reazione collettiva che vada oltre l'indignazione da salotto. La schiavitù, come lo sterminio di massa, evidentemente sono ormai parti integranti del nostro giardino ordinato e bisogna farsene una ragione senza indulgere troppo nel buonismo. Tra i vari casi elencati, uno di quelli che mi ha colpito di più è quello della supply chain di Mino Ronzoni, il gruppo di Ponte San Pietro, proprietario dei marchi Tosca Blu e Mino Ronzoni 1953, ma che il grosso dei quattrini li fa appunto subappaltando a lavoratori rinchiusi in qualche scantinato le commesse milionarie che gli arrivano dai principali brand del lusso internazionale. Secondo le dichiarazioni raccolte dagli inquirenti, ricorda sempre Darol sulla Verità, in buona parte lavoravano a cottimo, con una paga inferiore a un euro al pezzo per lavori che potevano durare fino a 4 ore.
Secondo la testimonianza di un lavoratore, l'azienda pagava più o meno 60 centesimi per manifattura e confezionamento, spesa che poi fatturava direttamente a nome suo ai vari committenti, da Guess a Versace, passando per Armani, a circa 15 euro a cintura, un trentesimo del pezzo di boutique. La cosa più inquietante è che tutte queste dinamiche e il fatto che siano sistematiche lo sappiamo ormai da anni. Quando lavoravo al Report, la sempre cazzutissima Sabrina Giannini a un certo punto se ne venne fuori con ore e ore di filmati girati con la telecamera nascosta dentro le aziende cinesi del Pratese. Si era spacciata per un'intermediaria in cerca di fornitori adeguati per alcuni brand del lusso. Il quadro che ne era emerso era raccapricciante. Decine e decine di capannoni dormitorio con migliaia di lavoratori ammucchiati a farsi il mazzo per 12-14 ore al giorno, festivi compresi, prevalentemente la notte. Il tutto completamente fuori regola, in mezzo a corridoi pieni del meglio del lusso made in Italy. «Da quanto tempo producete queste borse Gucci?» aveva chiesto la Giannini. «Da un paio di anni», aveva risposto l'imprenditore cinese. Era il 2007, 17 anni fa. Da lì in poi la Giannini si è appassionata al tema e ci è tornata più e più volte, svelando quanto questo scandalo fosse sistematico e ben noto a tutti i soggetti coinvolti, tra ispezioni fasulle e leggi che, guarda caso, lasciavano sempre aperto uno spiraglino per continuare sempre col business as usual. E se oggi questa situazione raggiunge finalmente le aule dei tribunali, è solo perché a Milano c'è un procuratore cazzutissimo che ha dichiarato guerra alla nuova schiavitù che la tecnocrazia neoliberista ha serenamente reintrodotto nel nostro paese, dal lusso alla logistica. Si chiama Paolo Storari e da qualche anno a questa parte si è conquistato il ruolo di PM più odiato della penisola, o almeno più odiato dal partito unico della guerra e degli affari. Sempre nell'ambito di un'altra sua inchiesta, ad esempio, nel dicembre del 2022 la Guardia di Finanza ha sequestrato 102 milioni di euro ai colossi della logistica BRT, che è l'ex Bartolini, e Geodis, che tra l'altro, giusto en passant, sono, come in buona parte del mondo del lusso, altri due esempi di aziende italiane acquisite da mega conglomerati francesi. Nel corso delle indagini, Storari era andato a controllare a Campione una trentina abbondante di cooperative che lavoravano come fornitori dei colossi della logistica e aveva trovato conferma a tutti i suoi peggiori sospetti. Bartolini truffava sistematicamente Stato e fornitori, riconoscendo in busta paga solo ed esclusivamente il minimo, per poi saldare a parte, evitando di pagarci sopra i contributi. Per non far emergere queste criticità fiscali, che avrebbero potuto riverberarsi su BRT, le cooperative venivano sistematicamente chiuse ogni due anni, che tra l'altro per i lavoratori comportava anche la perdita sistematica degli scatti di anzianità e degli altri diritti maturati. E il tutto era sostanzialmente gestito direttamente dall'azienda, con le COP che non avevano nessunissima autonomia organizzativa. In quel caso, nonostante tutti i crimini emersi e le prove che i crimini erano stati perpetrati sistematicamente, volontariamente e consapevolmente, il tutto alla fine si è risolto con un anno di amministrazione giudiziaria alla ricerca di una misura efficace, sottolineava il Corriere, ma invasiva il meno possibile. Zia Maya, nessun esproprio, nessuna conseguenza penale, solo l'affiancamento per un anno alla solita struttura che è rimasta al suo posto di un amministratore esterno che faccia un po' da tutor per bonificare l'azienda, scriveva ancora il Corriere, irrobustire i controlli ed evitare che si possano nuovamente verificare ulteriori situazioni agevolatrici di attività illecite. Insomma, una pacca sulle spalle. D'altronde in quel caso era solo sfruttamento, non vera e propria schiavitù. Nel caso dello scandalo Armani, di sicuro le conseguenze saranno state più drastiche. Col cazzo! Anche qua, infatti, nonostante tutte le prove accumulate dagli inquirenti, le conseguenze dal punto di vista strettamente legale al momento sono minime. La società, ricorda infatti il Corriere, non è indagata, né lo è l'89enne stilista, terzo uomo più ricco d'Italia. E i vertici dell'azienda, che vede nel CDA tutti e tre i nipoti di Re Giorgio, sono sempre comodamente al loro posto.
Il tutto infatti si limita appunto di nuovo ad affiancare alla struttura aziendale per un anno il commercialista Piero Antonio Capitini per bonificare i rapporti con tutti i fornitori. Ovviamente è un caso eclatante di giustizia per i ricchi. Agisci per anni e anni impunemente mettendo in opera comportamenti illeciti eclatanti. Alla fine vieni perseguito esclusivamente perché nel mare magnum dell'esercito dei passacarte, formate ad hoc per permettere al sistema di replicarsi sempre identico a se stesso, ogni tanto una scheggia impazzita comunque sfugge. E quando dopo mesi di indagini finalmente si riescono a provare in modo circostanziato e inoppugnabile tutte le zozzerie possibili e immaginabili, il massimo che ti tocca è che per un anno ti viene affiancato un altro amministratore che deve controllare che non lo farai più, almeno fino a che non se ne va. È la conferma eclatante che nel giardino ordinato, se hai un conto in banca a 6-0, il massimo che ti puoi aspettare per i crimini più efferati è un po' di totò sul culetta. Ma oltre a questa vergogna che grida evidentemente vendetta, sarebbe anche il caso di andare oltre il moralismo e provare a capire le ragioni strutturali di tutta questa monnezza. Iniziamo da un piccolo riassunto delle puntate precedenti, una sorta di micro bignamino dell'idea ottolina di come si è evoluto il capitalismo negli ultimi decenni. Facciamo un salto indietro negli anni 70. La logica ferrea del capitalismo industriale ha comportato la concentrazione della produzione in fabbriche sempre più grandi e sempre più automatizzate. Questo processo però aveva due problemini non da poco. Da un lato gradualmente riduceva i margini di profitto, come diceva Marx, la caduta tendenziale del saggio di profitto che avviene inesorabilmente mano a mano che aumentano gli investimenti in quello che si chiama capitale fisso, e cioè appunto grandi stabilimenti pieni zeppi di macchinari. Dall'altro che nella grande fabbrica sempre più automatizzata, numeri crescenti di persone che hanno ruoli sempre più standardizzati si ritrovano a condividere la stessa identica condizione di sfruttamento, e questo favorisce la creazione di grandi organizzazioni di massa in grado di contendere ai grandi capitalisti e ai loro docili servitori il monopolio del potere politico. Tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70 questo processo aveva raggiunto una dimensione tale da gettare nel panico le elite economiche globali che per sopravvivere hanno organizzato la loro controrivoluzione. La controrivoluzione neoliberista che viene ufficialmente teorizzata a partire dal 1975 con il famoso studio dal titolo La crisi della democrazia, rapporto sulla governabilità delle democrazie, che un gruppo di ricercatori al servizio della dittatura del capitale, capitanato dal famigerato Samuel Huntington, ha redatto su richiesta della famigerata commissione trilaterale. Nello studio si sottolineava appunto come la dittatura del capitale nei paesi più industrializzati è messa a rischio da un eccesso di democrazia, che appunto a sua volta deriva dalla capacità organizzativa dei lavoratori ai tempi della grande fabbrica. E da allora l'obiettivo del grande capitale diventa appunto rimuovere la causa principale che aveva permesso ai lavoratori di guadagnare così tanto potere politico, e cioè appunto la grande fabbrica taylorista. Le strategie sono principalmente due. Nei settori dove questo è possibile, frammentare il più possibile il processo produttivo, passando dalla grande fabbrica alla rete di piccoli produttori. Un fenomeno che in Italia in particolare ha preso le sembianze della famosa distrettualizzazione, che incredibilmente da certa sinistra è stata vista addirittura come un processo positivo, mentre in realtà non era appunto che uno degli strumenti della guerra di classe dall'alto contro il basso. Per quei settori dove invece questa frammentazione non era possibile, la strada maestra diventava la delocalizzazione. In entrambi i casi, ovviamente, era fondamentale introdurre meccanismi di concentrazione del potere economico che impedissero ai padroncini dei distretti, tanto quanto ai fornitori del sud globale, di diventare indipendenti e quindi alla fine di fregare le oligarchie capitalistiche occidentali. Tra questi meccanismi i più importanti sono stati il monopolio del know-how tecnologico, il monopolio, diciamo così, culturale e quindi della creazione dell'immaginario attraverso il marketing con l'affermazione dei grandi brand, e soprattutto il monopolio finanziario, che è il vero cuore
del potere politico. Il cuore del potere politico, infatti, è sostanzialmente il potere di decidere dove vanno i soldi per fare cosa. E questo potere si è concentrato sempre di più nei grandi monopoli finanziari occidentali e in particolare statunitensi, prima con le grandi banche e negli ultimi anni in particolare con gli asset manager, i fondi che gestiscono patrimoni di ordine di grandezza superiori ai prodotti interni lordi della stragrande maggioranza dei paesi del globo. Grazie alla concentrazione dei capitali dei grandi monopoli finanziari, la proprietà del grosso delle principali corporation globali, per la stragrande maggioranza basata negli USA, è oggi sostanzialmente tutta in mano a un manipolo di fondi, che hanno completamente stravolto il meccanismo originario con il quale nel capitalismo industriale ci si arricchiva. Invece di investire per produrre merci e poi rivenderle per fare profitti, basta mettere i soldi nei mercati finanziari e alla fine riscuotere una rendita. Il principale prodotto di questo nuovo capitalismo monopolistico completamente finanziarizzato non sono più le merci, ma le azioni. Dal feticismo delle merci al feticismo delle azioni quotate in borsa. Ora, in questo scenario macro, il mondo del lusso presenta una lunga serie di anomalie. La prima, macroscopica, è che è uno dei pochissimi settori dove i gruppi principali non sono controllati dai giganti dell'asset management, a partire proprio dal principale dei gruppi, la LVMH, capitanata da Bernard Arnault, che con i suoi 400 miliardi e oltre di capitalizzazione pesa da sola per quasi metà del valore in borsa di tutto il settore. Soprattutto se ci si aggiungano i quasi 150 miliardi di capitalizzazione di Dior, sempre della famiglia Arnault. In entrambi questi colossi del lusso, a guidare con una maggioranza schiacciante la compagine azionaria non sono i soliti fondi prendi tutto made in USA, ma la cassaforte di famiglia del buon vecchio Bernard, che l'ha trasformato nell'uomo in assoluto più ricco del pianeta, surclassando la nuova aristocrazia del tecno-feudalesimo made in USA. Ma tenere il passo dei grandi monopoli finanziari a stelle e strisce è un'opera titanica. I monopoli finanziari privati, infatti, sono in grado di garantire due cose. Uno, che essendo i principali azionisti di tutti i principali gruppi in un determinato settore, quel settore è sostanzialmente monopolistico e quindi è in grado di imporre sulla società i margini di profitto che desidera, che è esattamente quello a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni, dove l'inflazione non era certo dovuta a una crescita della domanda, ma proprio alla capacità delle aziende di imporre prezzi sempre crescenti, in quanto monopolisti privi di concorrenza. Due, che hanno una liquidità tale che sono in grado di garantire la crescita del prezzo delle azioni a prescindere da cosa succede nell'economia reale. Sostanzialmente, almeno fino a che regge l'impero e la dittatura globale del dollaro, sono in una botte di ferro che non può essere destabilizzata dagli alti e bassi del mondo reale. Per tenere testa alla pressione di questi colossi, Arnault deve garantire sostanzialmente le stesse condizioni: che il mercato del lusso sia sostanzialmente un monopolio e che abbia abbastanza liquidità da sostenere il prezzo delle azioni a prescindere. Ed ecco così che nel tempo Arnault si è letteralmente comprato tutto, da Bulgari a Fendi, passando per l'Oro Piana e giusto il mese scorso pure Tod's. Così ricavi e profitti dovrebbero essere in una botte di ferro. La capacità di sostenere il prezzo delle azioni a prescindere invece un po' meno. Le azioni di LVMH, a differenza di molte di quelle dove puntano BlackRock e Vanguard, sembrano infatti piuttosto dipendenti dai conti economici reali. Dopo il Covid, quando la gente è tornata a spendere i soldi che si era messa da parte durante l'emergenza pandemica, il titolo infatti ha guadagnato circa il 70% nell'arco di un anno. Poi però la stagnazione economica ha fatto credere ai mercati che anche il lusso ne avrebbe risentito e il titolo ha cominciato a scendere. Nonostante Arnault abbia cercato di fare la piccola BlackRock dei Noantri. Il meccanismo ovviamente, per chi non gestisce migliaia di miliardi altrui come i fondi, è sempre quello del buyback, cioè utilizzare i dividendi per ricomprarsi le proprie azioni e così pompare il prezzo. Nel luglio scorso LVMH si è ricomprata 1,5 miliardi delle sue azioni e siccome non è bastato, il mese dopo Arnault da solo di tasca sua si è comprato altri 250 milioni delle sue azioni.
ma rispetto alla potenza di fuoco dei fondi per una società che capitalizza quasi 450 miliardi, alla fine sono spiccioli. E infatti il titolo è continuato a scendere, fino al febbraio scorso, quando LVMH pubblica i risultati economici del 2023. Se non ha abbastanza cash per imitare la strategia di sostenimento artificiale del prezzo delle azioni e dei fondi, Arnault dimostra comunque di avere abbastanza controllo del mercato per incassare i dividendi nella sua posizione semi-monopolistica. LVMH comunica una crescita delle vendite per il 2023 vicino al 10% e i mercati reagiscono istantaneamente. Nell'arco di poche ore il titolo guadagna oltre il 10% e nel mese successivo un altro bel 20%. A contribuire nel frattempo c'è anche un altro fattore. LVMH infatti ha capito che c'è un'altra speculazione finanziaria che è più alla sua portata che non la manipolazione del prezzo delle azioni: la speculazione immobiliare. Nell'arco di pochi mesi investe 500 milioni di dollari per ingrandire e rinnovare il gigantesco e leggendario negozio di Tiffany sulla Fifth Avenue, quello appunto di colazione da Tiffany. Poi si è comprato i negozi dove i suoi brand erano rimasti fino ad allora in affitto sugli Champs-Élysées e anche sulla londinese Bond Street. E LVMH non è un'eccezione. Come titolava l'Economist il mese scorso, Gucci, Prada e Tiffany scommettono sugli immobili. A guidare le danze in particolare c'è il principale concorrente di Arnault, la Kering di Pinault, un altro mega conglomerato del lusso francese. Kering è in tutto e per tutto il precursore di LVMH. A partire da fine anni 90 ha cercato di costruire un monopolio del lusso facendo shopping forsennato da Gucci a Yves Saint Laurent, da Bottega Veneta a Balenciaga, e sempre rimanendo saldamente in mano alla famiglia Pinault. Un progetto che però a un certo punto si è arenato. L'ultima grande acquisizione di Kering, e che poi manco è così grande, è stata quella di Balenciaga nel 2001. Nell'era dei monopoli, troppo poco. Ed ecco così che Kering, non solo come Arnault non ha abbastanza cash per sostenere le sue azioni a prescindere da cosa succeda nella vita reale, ma manco abbastanza quote di mercato per garantirsi ricavi e profitti. Ed ecco così che a marzo, mentre LVMH era tornata a correre grazie a un anno record, Kering doveva dichiarare il crollo dei ricavi del suo brand principale, Gucci, che ha segnato un bel meno 20% di ricavi nel 2023. Risultato, al contrario di LVMH, il declino delle azioni di Kering, iniziato col post-Covid, continua ancora. Ed ecco allora che più di ogni altro il buon vecchio Pinault decide di dedicarsi all'altro ramo della speculazione, quella immobiliare. A gennaio si è comprato per oltre 800 milioni il negozio sulla Fifth Avenue dove Gucci era stato fino ad allora in affitto. E giovedì scorso è arrivato a casa nostra. Per 1,3 miliardi di euro, infatti, il compagno Pinault si è comprato il palazzo storico di via Monte Napoleone a Milano, dove ci sono le boutique di Saint Laurent e Prada. È in assoluto la più grande operazione immobiliare di sempre nel nostro paese, che uno si immagina chissà quanti metri quadrati saranno. 1,3 miliardi. Ma che la superficie complessiva, infatti, ammonta a meno di 12.000 metri quadrati, di cui soltanto 5.000 sono commerciali. Tradotto, 110.000 euro al metro quadrato. Ora, capite bene che rispetto a queste follie, Giorgio Armani, con i suoi 9.000 dipendenti, poco più di 2 miliardi di fatturato e meno di 150 milioni di utile, e che ha sempre rifiutato fino ad oggi di quotarsi in borsa e di vendersi ai grandi conglomerati francesi, sia sostanzialmente un morto che cammina e che cerca di rimandare la sua resa definitiva con ogni mezzo necessario, compresa la schiavitù. Per ora, fortunatamente, sdoganare la schiavitù pubblicamente fa ancora brutto, forse. Ma state tranquilli che ci arriveremo. Li vedo già ai giornali, no? Nei prossimi anni. Buonisti radical chic condannano la schiavitù e fanno chiudere le aziende italiane. Anzi, in realtà, anche se non esattamente formulata così, titoli del genere ci sono già stati. Per anni abbiamo sostenuto che la controrivoluzione neoliberista avrebbe necessariamente portato all'impoverimento e alle svolte autoritarie. Eravamo ottimisti. La controrivoluzione neoliberista
ci scaraventa direttamente in un'entusiasmante nuova era di genocidi, stermini di massa e schiavitù. Forse sarebbe il caso di organizzarsi e reagire come si deve a questa nuova età di barbarie senza fine. Per farlo abbiamo bisogno di un vero e proprio media che smonti pezzetto dopo pezzetto la narrazione delle oligarchie a fama popoli e dia voce al 99%. Aiutaci a costruirlo, aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Donatella Versace. Ah, PS, per i più determinati, visto che un po' di tempo fa, quando per la prima volta Arnault venne ufficialmente incoronato da Forbes uomo più ricco del pianeta, scavalcando allora Elon Musk, gli avevamo dedicato un simpatico video biografico, adesso ve lo riproponiamo. Buona revisione. Elon Musk bye bye, è iniziata l'era di Bernard Arnault. La sofisticatezza francese batte lo scuro e te accusa. Oh, mon ami, il signorino parla francese. Ha esultato l'economista svedese Anders Eslund, tra i principali consiglieri di Yeltsin all'epoca delle grandi privatizzazioni russe, tra i più grandi disastri economici della storia contemporanea. Gli ha fatto eco entusiasta Juliette Kayyem, ex membro dello staff di Obama e collaboratrice del Council on Foreign Relations, l'influentissimo think tank bipartisan americano. Bernard Arnault vive la sua vita come farebbe ognuno di noi se avesse tutti quei soldi. Investe in opere d'arte, organizza feste, aiuta a ricostruire Notre Dame e non trolla. Sembra felice ed è il numero uno. È il trionfo del capitalismo educato e politically correct sul bullismo degli egomaniaci sociopatici. Ma potrebbe non essere poi tutta sta gran figata. Come ricorda sempre Eslund, Arnault ha partecipato alla cena di stato di Biden, Musk no. Ma ha anche dei difetti. Ma chi è Bernard Arnault? E come ha fatto a diventare l'uomo più ricco del pianeta? Schivo e riservato, Arnault ha fatto irruzione nel dibattito pubblico sostanzialmente soltanto una volta. Era il 2012 e alle elezioni presidenziali aveva vinto il socialista Hollande. Ad assicurargli un bel po' di voti, una promessa molto semplice: alzare al 75% le tasse sui guadagni sopra il milione. Poco dopo si scopre che Arnault nel frattempo aveva fatto richiesta per ottenere la cittadinanza belga. D'altronde era appena all'inizio della sua scalata. Allora aveva un patrimonio di appena 40 miliardi. Ora è 5 volte tanto. Comunque non era la prima volta che se la dava a gambe. Era già successo nel 1981. Allora la bestia nera si chiamava François Mitterrand, un altro presidente socialista. Pochi giorni dopo la sua vittoria, Arnault si decide a trasferirsi negli USA. Anche lì c'erano state da poco le elezioni e a vincere lì era stato il compagno Ronald Reagan e aveva promesso l'esatto opposto di Hollande. Quando arriva alla Casa Bianca, infatti, l'aliquota sui redditi più alti era del 70%. A fine mandato era scesa al 28%, il più grande regalo a ricchi e super ricchi della storia del capitalismo moderno. Arnault si gode l'aria frizzante di questa imponente rivoluzione imposta dall'alto per circa 3 anni e avrebbe anche continuato se solo un uccellino non gli avesse riferito che il governo francese stava cercando acquirenti per il colosso del tessile e della distribuzione Boussac Saint-Frère, proprietario tra l'altro del marchio del lusso Christian Dior. Quell'uccellino si chiamava Antoine Bernheim, il Richelieu del capitalismo finanziario francese, già padrino degli imperi imprenditoriali e finanziari di François Pinault e Vincent Bolloré, rispettivamente quarto e dodicesimo uomo più ricco di Francia. A sostenere Arnault nella sua impresa è il gotha del capitalismo francese, soprattutto quello legato al petrolio, da Total a Elf. Ma anche la politica, il Crédit Lyonnais, che allora era ancora totalmente controllato dal pubblico, gli garantisce i 400 milioni di franchi necessari alla scalata. Ma c'è una condizione: il gruppo Boussac non può essere smembrato e i livelli occupazionali devono essere garantiti. Sì, sì, certo, credici, come no. L'anno dopo Arnault inaugura la sua era con 9.000 licenziamenti e poi fa un bello spezzatino e vende tutto, a parte appunto Christian Dior e i grandi magazzini delle Bon Marché. Da allora in Francia è soprannominato Terminator. Non la prendere storta, ma non sarai mica un Terminator? Sì,
Cyberdyne System modello 101. Cinico e distaccato, Arnaud ha un'idea precisa di come si svilupperà la società nei decenni successivi. Una minuscola minoranza diventerà sempre più ricca, mentre la stragrande maggioranza della popolazione vivrà un progressivo e inesorabile impoverimento relativo. È il capitalismo, bellezza. E tu non ci puoi far niente, niente. E per cavalcare l'onda è a quella piccola minoranza che bisogna puntare. Persegue con machiavellica lucidità è creare la più grande holding dell'extra lusso mai vista sulla faccia della terra. Dopo l'operazione Boussac, nel 1989, inizia la scalata ostile a LVMH, il gruppo nato appena 2 anni prima dalla fusione tra Louis Vuitton e il produttore di cognac e champagne, MNC, anche grazie al suo contributo. L'ostacolo alle ambizioni di Arnaud allora si chiamava Henri Racamier, riveritissimo patron di Louis Vuitton. Per Bernard, troppo timido e conservatore, va fatto fuori dal board, detto fatto. Da lì seguono 10 anni di consolidamento e poi inizia la stagione delle grandi scalate. Kenzo, Guerlain, Fendi, Celine, Chaumet, Sephora, Bulgari, i grandi marchi del lusso che non rientrano nell'impero di Arnaud, si contano sulle dita di una mano, come ad esempio Gucci. Aveva cominciato a puntarla già a partire dal 1999. Senza fare troppo rumore, era riuscito a racimolare prima il 5% delle azioni, poi il 15%, poi il 27%, poi il 34%. A quel punto si scatena quella che il New York Post ha definito la più sanguinosa guerra nel mondo della moda di tutti i tempi. Cause, ricorsi, arbitrati, non si fanno mancare niente. Alla fine Arnaud decide di mollare l'osso, ma con 700 milioni di profitti in più sul conto. Storia simile con Hermès. Qui la scalata inizia sempre senza fare troppo rumore nel 2001. Allora Arnaud ha il 4,9% delle azioni. Piano piano, nell'arco di una decina di anni, arriverà al 23,1%, fino a che il management non decide di dichiarargli guerra. Sono altri 2 anni di tribunali, alla fine dei quali, di nuovo, Arnaud desiste. Questa volta però il profitto è di ben 5 miliardi. Come ha dichiarato Domenico De Sole, l'ex amministratore delegato di Gucci, Arnaud, anche quando perde, vince lo stesso, con ogni mezzo necessario. Bernard Arnaud e l'arte di pagare meno tasse possibili. Così si intitolava un'inchiesta di qualche anno fa del canale francese Investigation et Enquête. Il tutto partiva da un dossier elaborato dalla plateforme Paradis Fiscaux et Judiciaires, una coalizione di 19 organizzazioni tra associazioni come ATTAC e Oxfam e sindacati come la CGT. Con 202 filiali sparse nei paradisi fiscali di tutto il mondo, il gruppo di Arnaud veniva definito la Mecca dell'elusione fiscale francese, seconda soltanto al colosso bancario BNP Paribas. Nel frattempo, comunque, la scommessa di Arnaud si rivelava sempre più azzeccata. Durante la pandemia, il processo di appropriazione delle ricchezze globali da parte di una minuscola minoranza ha subito un'accelerazione epocale. E oggi l'1% più ricco del pianeta detiene il 45,8% della ricchezza globale. I 10 uomini più ricchi del mondo, da soli, hanno visto il loro patrimonio più che raddoppiare, da 700 a 1500 miliardi di dollari. Che pivellini! Arnaud in 2 anni l'ha quasi triplicato, da 76 miliardi a 188, senza sostanzialmente mai apparire su una prima pagina di un giornale, e conquistandosi così la stima di tutti i sostenitori del capitalismo dalle buone maniere, che non hanno niente da ridire se un manipolo di squali si appropriano della stragrande maggioranza della ricchezza globale, basta che non lo facciano ruttando. Come sottolinea un bell'articolo uscito in questi giorni su Jacobin, Arnaud ha affermato di sentirsi legato all'eredità francese di Versailles e Maria Antonietta. Forse sarebbe arrivato il momento di rimettere insieme la vecchia band dei Giacobini. Mi risposi che i Giacobini avevano ragione e che terrore no? La rivoluzione francese era stata una cosa giusta. Che è un po' quello che nel suo piccolo prova ogni giorno a fare anche Ottolina TV, la prima TV che dà voce al 99%. Aiutaci a farla crescere. Aderisce alla campagna di sottoscrizione su GoFundMe e PayPal. E visto che i soldi per comprarvi le borsette di Arnaud tanto non ce li avete, consolatevi con una delle nostre felpe o magliette. Per comprarle basta visitare il sito www.ottolinatv.it. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo.